Ciao a tutti, sono Evi Bossani, creativa, che da oltre 10 anni mi occupo di riciclo creativo, in particolare l'intreccio con le camicie di carta. E oggi vorrei farvi vedere come realizzare un piccolo addobbo a forma di stella con le camicie di carta. Abbiamo bisogno delle camicie di carta, della colla vinilica e delle mollettine poi per fermare il tutto. A questo punto avevo unito 2 cannucce e ho preso una misura di 9 cm. Dopodiché piego le mie cannucce su se stesse anche 5 volte in questo modo. Poi realizzo la mia stella piegandola in questo modo. Come vedete, da sé si forma la stella. A questo punto metto un goccettino di colla . Unisco le 2 estremità e metto una mollettina. Dopodiché cerco di aggiustare la stella, che in questo modo, metto qualche goccio di colla in questi punti di incontro. Tutti questi punti e lascio asciugare per qualche minuto. Ecco fatto. Nel prossimo passaggio, quando la colla si è asciugata, lo tolgo tutte le mollette e inizio a intrecciare. Inserisco la mia cannuccia tessitore e vado a realizzare la mia stella abbracciando la punta di fronte. Poi mi torno indietro, abbraccio la punta sotto. Quando la lunghezza delle cannucce si esauriscono, semplicemente si infilano uno dentro all'altro e si continua l'intreccio. Giro sempre intorno le punte, in questo modo, e avevo completato il mio primo giro. Inserisco di nuovo una cannuccia. Continuo. Sto sempre vicino al giro precedente e continuo l'intreccio. È un progetto semplice e molto divertente da fare anche con i vostri bambini a casa. E in questo modo, come vedete, abbiamo già fatto 2 giri e bisogna seguire i soliti passaggi fino a ricoprire completamente questa sagoma di stella. Una volta che abbiamo ricoperto, non ci resta che prendere un pezzettino di spago e infilare nella punta della stella, in questo modo, passare il filo e realizzare in pratica il modo come appendere, così.
Poi, a vostro piacimento, potete utilizzare un fiocchettino, qualche pallettina di polistirolo come decorazione e ottenete questo risultato qui. Grazie per la vostra attenzione e non mi resta che augurarvi buon Natale!